possiamo portare altri giochi in VR. Altri giochi in VR. E cos'altro volevo dire? Volevo dire che ecco sì, che anche i giochi normali con questa app e con questo metodo si possono essere giocati in VR. Quindi, che ne so, Outlast può essere giocato in VR, ad esempio. Quindi, se avete poi dei giochi particolari in mente, li giochiamo tranquillamente in VR. Tutto qua. Ora, allora, adesso finiamo. Io non so come vadano messe, però. Explosion. No. Explosion. No. Infatti non l'ho capito io. Non l'ho capita io quella cosa lì. Perché mi avete fatto dire Explosion alla strega? Allora, se noi lo guardiamo da qua, che cosa vediamo? Ah, ok. Quindi ce lo deve avere un senso. Si deve formare quella cosa lì. Quindi, allora, mettiamo il verde, io direi qua, il giallo. Allora è così, mi sa. No. Vediamo com'è che si fa. Ok, allora, il rosso, qual è quello fisso? Il rosso. Il rosso è quello fisso. Amnesia in VR si può fare, si può fare. Ah, perché Explosion è la mossa di quella strega. Ah, ecco perché, ok. Perché Megumin nell'anime è fissata con le esplosioni. Ok. Grazie ragazzi, grazie. Sapete che di anime conosco davvero poco. È già tanto se sto guardando Prison School l'ho guardato tutto perché è la cosa più bella. È l'anime più bello del mondo. Così com'è? Così ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Proviamo a invertire giallo e verde. Più che altro perché non capisco come farlo con logica, quindi sono costretto a farlo a caso. Quindi mettiamo fermo tutto. Allora il giallo qua, il blu qua, vediamo com'è che viene. È un po' incasinato ancora, sì. Ok, però sembra che ci andiamo vicino. Prison School è epico, Prison School fa morire dal ridere, sì. Prison School è veramente, veramente troppo bello, vero. Cioè, io l'ho guardato e ci sono morto dietro. Cioè, faceva troppo ridere. Comunque la trama mi aveva abbastanza preso, in verità, eh. La trama mi ha abbastanza preso. Cioè, è molto divertente anche, fra l'altro. E poi è anche interessante a livello di trama, comunque. Non che uno segua Prison School per la trama, Però è divertente. Ce l'ho fatta! Però era divertente. Molto. Made in Abyss è un altro dei prossimi che devo guardare. Per ora sono troppo preso da Kiseiju. Mamma mia che bello che è Kiseiju, è troppo bello. Quella. Ok. Figo, è un labirinto tipo, ok. Ok, allora, questa. Cazzo c'è, ok, c'è un. Oh. Ok. Allora, questo deve. No, ho sbagliato. Questo devo farlo girare. Ok. Facciamo così. No. Va bene. Ok, si può fare. Non. Dovrei farlo entrare qua, ma non ci riesco. Perché poi quello là combacia col buco. Esatto. Vediamo se faccio così. No, no, aspetta. Qual è quella che combacia? Ah, merda. Aspetta. Ok. E questo qua ci sta dentro. Allora, dobbiamo capire. Ok, ok, dobbiamo andare in là, dobbiamo andare in là, ok, ce l'ho. Così. No. Sì, esatto. Easy. Ads proprio. Ok. Easy. Vabbè ragazzi, lo stavo un attimo capendo, datemi tregua. Ok. La luce incredibile. Wow, che cazzo... Ok, dobbiamo costruire una qualche figura qua. O sbaglio? Guardala.
Olè. Ok, forse con lo zoom devo farlo. Ho capito, ma giralo bene. Cos'ha? Ok. Ah, un altro? C'è un altro buco? Ok, c'è un altro buco. Meglio, perché deve venire di qualche minuto almeno questo pezzo di verume, perché poi devo metterlo come finale su YouTube e non posso metterci un video di 30 secondi. Allora, questo va bene. Io credo che ci conviene entrare in tutti quelli in cui possiamo entrare, in verità. Solo che questo qua non mi fa entrare da nessuna parte, tranne che qua. Ok, no, entriamo qua, così ci sposta a fanculo. No. Ah, sì, è giusto, è giusto. Ok. Ok. Va bene. Era più difficile il primo. C'è un altro buco, cappa. Eh sì. Ok, vediamo che forma ha qui. Oddio. Ok, la madonna. Oddio. Ez. Sì, ma togli la lente che non vedo bene. No, oddio, si sta rompendo. C'era un tizio. Ma togli la lente. No. Ce l'hai fatta. Speriamo sia troppo difficile. Ci saranno prove più alte in futuro. Non puoi tornare indietro. Nessuno di noi ora si intrappola come me. Avanza con il cuore, amico. Ci sono altre stanze davanti a te. Ez, ragazzi. Ora abbiamo anche la selezione dei capitoli, compreso l'epilogo. Bello, 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 ragazzi. Bello. Bello, bello, bello. E niente, ragazzi, mancava un minuto alla fine. È finito, Pepe Hands. Sì. È finito, Pepe Hands. Vabbè, ragazzi, tanto c'è anche Verume 2, ma soprattutto c'è un altro gioco che è così, però con enigmi più complessi, più tutti architettati, intricati, ed è molto più bello. Devi fare il 2. No, vabbè, ma si fa il 2, ovviamente. Si fa. Bene, ragazzi, bene. Allora, detto questo, io vi saluto. Ci vediamo nella prossima live, che sarà forse, quindi, domani sera. Ok, forse domani sera. Grazie di tutto, ragazzi. Grazie per la compagnia, grazie per il divertimento e grazie per il supporto.